aboliremo anche l'ICI. Ma se è già stata abolita. E l'aboliremo di nuovo, abolita due volte, ecco qua. E se non siete contenti toglieremo la tassa sulla spazzatura, il bollo dell'auto e l'assicurazione. Applauso! Bisogna fare i devono essere persone che devono pagare per tutti, anche questo non lo capisco, direi anche che capirei tutto il discorso se il comune applicasse le aliquote alte, allora questo sì, si applica l'aliquota più bassa e diciamo si dà per scontato che chi è già in crediti più alti paga molto di più di chi si dà più bassi, quindi sinceramente oltretutto le imposte dirette come voi sapete hanno un effetto distorsivo perché riguardano degli equilibri dichiarati, quindi quando si dice che lo Stato l'aumento delle imposte colpisce i contribuenti onesti che dichiarano i loro redditi anche se sono alti, questo vale anche per l'addizionale comunale, che se chi furbescamente dichiara poco si troverebbe, sgravato anche dall'addizionale comunale, questo non lo trovo giusto. Però ripeto anche quello che avevo detto l'anno scorso quando abbiamo parlato. Vedo che è preferibile per un comune quando un'imposta che si applica non è un'imposta invasiva, ma è un'imposta tutto sommato sopportabile dai cittadini, che viene pagata nella stessa misura da anni, che vuol dire che comunque un suo aumento è legato semplicemente al fatto di guadagnare di più per i cittadini. Io non vedo perché dobbiamo avventurarci in discorsi di questo genere, già ci sono comunque che i redditi più alti è già stato diciamo premiato la regione Lombardia che gli dà scaglioni più alti e anche aumenti, quindi ci sono già tutto questo genere di cose, per cui ritengo però sia concettualmente che nella prassi non ritengo giusto che si debba fare una questione di questo genere. Grazie Alpi, sono Greco, sul primo aboliremo anche l'ICI. Ma se è già stata abolita. E l'aboliremo di nuovo, abolita due volte, ecco qua. Bravo. E se non siete contenti toglieremo la tassa sulla spazzatura, il bollo dell'auto e l'assicurazione. Applauso! Bisogna fare i